Nello scorso episodio di Kirby Superstar. Cosa fai, Mark? Il raggio! Ecco, questo qua è il suo attacco finale, il suo attacco quello più pericoloso. Il laser. In questo episodio di Kirby Superstar. Ciao a tutti amici miei e bentornati sul mio canale, io sono FuroBintendo e oggi siamo tornati su Kirby Superstar per fare il nostro ultimo episodio, l'episodio 10 per finire in bellezza ovviamente. Prima di iniziare però, sigla! Allora, in questo episodio siamo tornati su Kirby Superstar, in questo episodio batteremo l'arena, andiamo! Non so se c'è un filmato, spero di sì, francamente. No, a quanto pare non c'è una scena, quindi vai, andiamo direttamente, vai. Allora, come funziona l'arena? Bisogna scegliere una è una boss rush in sintesi, come tutti quanti i giochi di Kirby. Dunque, allora, molti direbbero, ehi, prendi l'abilità martello. In realtà ho un altro piano. Dunque, prenderò Bonkers come abilità martello, perché mi servirà poi dopo. Però io voglio portarmi l'abilità granata. Quindi vai, sono pronto. Let's go. Andiamo, Bonkers. Iniziamo questo primo incontro. Contro chi siamo? Contro Meta Knight. Allora, contro Meta Knight non dovete necessariamente prendere la spada, perché basta che aspettate un po' e poi la spada scompare e Meta Knight combatte. Meta Knight. Ok, eccoci qua. Vai, 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 vai. Non mi piace molto la spada. Aia, ecco. Il problema è che dovete prendere il meno dovete prendere il meno numero di danni possibili. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Crepa Meta Knight. Muori Meta Knight. Ok, è perfetto. E il primo boss è andato. Bene, via Meta Knight. Meta Knight è il più difficile di tutti, secondo me. Dunque, poi chi c'è? Il cannone, vai, andiamo. I pomodori li prenderò soltanto per il compagno, tanto per dire, credo, Vai, innanzitutto, tattica principale del cannone. Principale distruggere il laser di sotto e poi volare quando si apre. Se magari Bonkers non facesse l'idiota, forse avrei dovuto prendere... vabbè dai, sti gran cavoli. Bonkers, vieni qui. Aspetta, no, il martello mi serve, tanto per dire. Allora, Bonkers. Devo proprio fare così, Mannaia Bonkers. Ok, devo per forza fare così, devo per forza fare il cattivo. Poi nel caso mi ricompare l'abilità granata, poi la riprendo. Però al momento gli alleati sono dei lezzini, quindi... Aia, e dai, non mi hai preso. Cioè, non è che sono lezzi, però sono degli incapaci. E dai, non mi hai preso, ti ho martellato. Puoi morire, laser? Eh sì, buonanotte. Se io ti dico che ti ho martellato, ti ho martellato. Ok. Aia. Ecco, adesso mi sarebbe tornata utile l'abilità granata. Perché adesso devo aspettare 1000 anni. Per colpire sto diamine di cannone. Lo vedete? Dai, su, c'era la mano, e dai. Vai, spara. Ok. Sto boss perché... Cioè, non è che è difficile, è fastidioso e basta, perché non ho... Perché la granata sarebbe stata utile qua. Vai, Wispy, che con il martello è una diaminata. Vai, scendiamo giù a combattere Wispy. Dunque. Soltanto questo attacco non è che è migliore, quindi è meglio fare così. Dai, Wispy. Ma addio Wispy. Wispy è la diaminata, quindi vai. Oh, la One Bomb Rock, vai. Certa gente ha ragione quando dice che gli alleati qua su Superstar Ultra nell'arena sono una cosa, sono soltanto un peso in più.
Aia, e dai. Adesso mi sarebbe tornata utile la granata. Capite perché preferisco la granata al posto del martello a volte? Vorrei fare la piroetta, grazie. Volevo scattare, grazie. La presa, il pugno. L'ho preso? Sì. Sì, però non mi devi fare così male, One Bam Rock. Ok. Aia, non l'avevo visto, mannaggia a me. Qua cheater un sacco, ve lo dico. Già ho cheatato un botto. Bene, muori One Bam Rock. Oddio. Non è che è difficile, però il suo pugno è un po' rompiscatole, vai. Chi è il prossimo? Craco! Andiamo. Quando mi risiede, quando ricompare l'abilità granata la prendo, tanto per dire. Non so se c'è pure Craco Junior. Penso di sì a sto punto. O non lo so, boh. Vabbè, come dovresti aver capito, gli ordini dei boss sono casuali, quindi. Vai, laser. Aia. Questo qua è l'attacco migliore da fare contro Craco. Una cosa che non sopporto di Craco è che comunque... è che è odioso. No, volevo dire che... non è che è odioso, è che praticamente sembra che... non sembra che lo sfiorate, ma il gioco dice che lo sfiorate, quindi... mi sembra logico, perché l'hai sfiorato. Nociva al tatto anche lui. Vai, DDD. Oh, bene, la granata, bene. Contro DDD è facile. DDD è facile, se bonkers non fai idiozie. Perché basta bombardarlo così, senza pietà. E muori. E muori, muori. Ok. Mi spiace, DDD, sei il mio personaggio preferito in tutta la saga Kirby, ma comunque mi spiace farti questo. Dynablade, ecco, Dynablade può risultare un po' rompiscatole, forse. Se non riesco a ucciderla in tempo. Perché poi bisogna colpirla pure in fascia, quindi. Aia, i cosi d'aria, vai. Muori, Dynablade, please, che sei abbastanza rompiscatole, via, via, via. Ok, grande bonkers, per una volta che bonkers torna utile. Oh, balenottero, aia. Ecco, balenottero qua risulterebbe più utile il martello più che la granata. Questo qua è uno di quelli. Per quanto mi riguarda almeno, vai. Per poi tra l'altro per questo attacco che fa, mannaggia, balenottero. Anzi, facciamo una cosa, prendiamo un pomodoro per bonkers, va. Non prendere, Bugsy. Che imbecille. Io ripeto, io i pomodori li prendo solo per gli alleati, non li prendo per me, ok? Non mi hai preso, mannaggia te. È che in sto gioco le hitbox fanno veramente schifo, mamma mia. In questo gioco. Questa è una cosa che io avrei leggermente aggiustato. Dai, e che ne so che mi appare addosso un balenottero. Mamma mia, ma sto sclerando veramente come un matto già così. È l'arena, mica è l'arena finale di Superstar Ultra, che prima o poi dovrò portare, secondo me. Oddio no, sto attacco quanto lo detesto. Sì, vabbè, ciao Nia. Muori. Maledetto pesce... pesce palla strano. Che so che non sei un pesce palla. Oh no, Bunkers sta per schiattare. E che Bunkers non vola. Non volevo dargli la granata, grazie gioco. Vieni qua, Bunkers, vieni qua. Ok. No, perché il martello mi serve comunque, ripeto. Non mi hai preso, già morto il loto. Ok, e crepa, balenottero, mamma mia. Ecco, balenottero per me è proprio una cosa atroce, mamma mia. Il boss quello che io odio di più in questo gioco. Oh, grazie al cielo c'è di nuovo la granata. Dai. Mamma mia però.
Vieni qua, coso. Laserino strano. Non lo devi martellare. Dai, al fuoco, vero? Possibile che Bonkers sia già quasi morto? Eh? Vorrei almeno... Vieni qua. Ok, adesso dovrebbe essere molto più facile. Cosa fai? Un altro laser, ok. Vieni qua, coso filo strano. Sembra tipo una presa della corrente, però non lo so. Vai. Vai, così dovrebbe rimbalzargli. No, strano. Preso, sì. Oh no, le fiamme, non le avevo viste. Niente, devo scappare proprio, vai. È che io non guardo la parte di sotto. Vai, spara. Dovrebbe essere morto. No, ancora no. Manca poco però al generatore dell'Albert. Crepa male. No, dai, ti aveva preso. No, proprio. Vieni qua, schifoso. Crepa. Oh, finalmente. Cosa c'è adesso? Twin Woods, vai. Ma perché danno due abilità plasma? Non capisco. Vai, Twin Woods. Ok, uno è andato. Aia, e dai. Vieni qua, martello. Non so che suono ha fatto, ma va bene. E l'astolonte, vai. Stavolta è viola, che bello. Aia, sto morendo, mamma mia. Aia, vai. Adesso rotoli, sì. Non la prendo l'abilità vernice, no, adesso no, Oh, non riesco a colpirlo, vieni giù l'astolonte. No. Crepa l'astolonte, ho detto. Ok, e crepa male. Che ci fai un favore a tutti. Quasi quasi prendo un doppio martello, va? Ok, andiamo. Let's go. In teoria non dovrebbero essere troppo difficili. Può essere difficile quando tipo cambiano. Ecco, e Bonkers però rompe soltanto le scatole. Perché l'ho preso. Ne va, fan bene, va. Ok, Lololo è andato, devo solo sconfiggere Lalala. Ok, dove sei? Ho capito, Bonkers è un idiota. Sì, bravo, crepa, va, Bonkers, che ci fa un favore a tutti. Allora, se io dico Bonkers, Bonkers non io, Lalala. Ah, le schiere di mini boss, vai. Stavolta prendo un pomodoro però per me, vai. Non prendere il lottatore, Bonkers. Vai, it's mini boss time. Kawasaki, vai. Ok, è morto Kawasaki. Bonkers numero 2. Che saltella e basta come un deficiente. Mo chi c'è? Bugsy. Bugsy può essere difficile soltanto perché può fare prese brutte. No, tipo questa. Io volevo fare la piruetta, Kirby. Crepa, Bugsy. Ok. L'ultimo, sì. Allora, quel che faccio adesso, in sintesi, semplicemente. Ok, faccio così, tanto per riformare la vita Bonkers, vai. Ok, adesso andiamo contro la schiera di miniboss numero 2, vai. Bambi Bros, vai, senior. Dai. Ok, Bambi è andato. Dado Pagos. Ma perché Bonkers mi spinge contro di lui? Ok, almeno Bonkers mi ha liberato, va.
Dunque, Iron Man. Ok, Iron Man è andato. E adesso che c'è Judo Kid, dai. Ok, anche Judo Kid è andato. Che c'è adesso? Waddle Dee. Non so perché hanno messo questa. Dunque, let's go. Cioè hanno messo un Waddle Dee in difeso, perché non l'ho mai capito, ma va bene, crepa. Oh, ma cara Ghost. Adesso faccio la stessa cosa che ho fatto prima. Prendo l'abilità granata, vai. Vai, let's go. Ma cara Ghost time. Aia, e già corre, ma io che ne so. Bunker, sei un diamine di incapace. Nah, peccato, volevo sconfiggerla così. Ma non mi devi togliere l'abilità però, che fastidio quando ti tolgono l'abilità così, eh. Crepa. Oh, Dio. Non pensavo fosse così frustrante. Ah, il coso quello là dei... ho capito qual è. Let's go. Dunque, chi è in primis? Il mago, vai. Ok, e il mago è sconfitto, bene. Adesso il cavaliere, vai. Adesso schivo. Ritrezze, che vuol dire, boh? Dai, che ne so che stava tornando indietro. E muori, cavaliere. E adesso c'è il drago, vai. Ok, tanto il drago c'ha più vita, quindi vai. Vai, graffio. E crepa. Ok. Ok, il nucleo di nuovo, vai. Let's go. Vai, questo qua è molto difficile, questo qua, non prendere danni, tanto per dire. Un altro andato. Addio. Rompiti, ok. Così è molto più semplice. Vai, adesso devo stare attento, vai. Spaccati. Muori, ok. Perfetto. Ok, boss finale, Mark. Prendo un ultimo pomodoro per sicurezza. Let's go. Let's go, Mark. Dunque, Mark. Che qua si dice ma... che in inglese non so perché si dice Mars. Ma va bene. Non ci vado addosso, Kirby! Vai, lame. Crepa. Devi morire male. Adesso dov'è che cadono i semi? Ok, dovrei essere al sicuro. Aia. Devi aspettare un attimo, Mark. Vai, le lame. Aia. Vai, la sfera. Di nuovo questo qua, ok. Ok, l'ho colpito anche un pochino. Se magari Mark tornasse un attimo a terra potrei sconfiggerlo. Oh, l'avevo colpito, ciccio. Sfera. No, il buco nero, dai. Vai.
No! Oh, bene, l'ho sconfitto, bene. Dieci minuti e 37 secondi e 3 millesimi, bene. E abbiamo sbloccato anche i suoni, ragazzi. Allora, adesso però se vado indietro, voglio provare a fare una... E metto Kirby Superstar. Cento per cento, bene. Mi ho completato al 100%, amici miei. Mi ho completato al 100% Kirby Superstar. Perfetto. Video piuttosto breve, direi, ma va bene, è necessario. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Come di cosa, per iscrivetevi, mettetemi mi piace, lasciate tanti bei commenti, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram e Twitch, ovviamente, che trovate sotto la descrizione di questo video. Attivate la campanella, condividete i miei video sui social. E noi, Furabiotti, ci rivedremo presto con un altro Let's Play.